I fenomeni storici accadono sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Vai via, le ultime parole sono per gli idioti che non hanno detto abbastanza. Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti sociali, toglie soltanto il potere di soggiogare il lavoro altrui mediante questa appropriazione. La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l'oppio dei popoli. Quanto tu ami senza provocare amore, cioè quando il tuo amore come amore non produce amore reciproco, e attraverso la tua manifestazione di vita, di uomo che ama, non fa di te stesso un uomo amato, il tuo amore è impotente, è una sventura. La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classe. Il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce la religione, la morale, invece di trasformarle. L'abolizione della religione come felicità illusoria del popolo è necessaria per la sua felicità reale. C'è solo un modo per uccidere il capitalismo con tasse, tasse e ancora più tasse. Il potere politico moderno è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell'intera classe borghese. Da ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuno secondo il suo bisogno. L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che entra realmente in possesso della collettività dei paesi moderni è il debito pubblico. Il capitale non è una potenza personale, è una potenza sociale. Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa caccia spietata contro questo spettro. Quanto più la classe dominante è capace di assorbire gli elementi migliori della classe oppressa, tanto più solido e pericoloso è il suo dominio. La religione non è che un sole illusorio, che si muove attorno all'uomo finché questi non giunge a muoversi attorno a se stesso. Non vi è progresso senza conflitto. Questa è la legge che la civiltà ha seguito fino ai nostri giorni. Fino a quando il proletariato non si è sviluppato al punto di organizzarsi come classe, fino a che quindi la lotta del proletariato contro la borghesia non ha ancora assunto un carattere politico, questi teorici restano unicamente degli utopisti, che inventano sistemi per soddisfare i bisogni delle classi oppresse. Gli uomini si giudicano non da quello che pensano o che dicono di pensare, ma da quello che fanno. Perciò l'operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé, e si sente fuori di sé nel lavoro.
La verità o non verità di un pensiero deve essere dimostrata in pratica. Il comunismo, per noi, non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Le necessità primitive dei lavoratori sono un'assai più ricca fonte di guadagno che le raffinate necessità dei ricchi. Durante il suo dominio di classe appena secolare, la borghesia ha creato forze produttive in massa molto maggiore e più colossali che non avessero mai fatto tutte insieme le altre generazioni del passato. Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, l'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, la navigazione a vapore, le Se Karl, invece di scrivere così tanto sul capitale, ne avesse accumulato un po', sarebbe stato molto meglio. I filosofi non spuntano dal terreno come i funghi. Essi sono il prodotto del loro tempo. Leggi, morale, religione sono per il proletario altrettanti pregiudizi borghesi, dietro i quali si nascondono altrettanti interessi borghesi. La burocrazia è lo stato immaginario accanto allo stato reale, è lo spiritualismo dello stato. L'umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose da vicino, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione. Esigere dal popolo che rinuncia alle illusioni sulla sua situazione vuol dire esigere che rinunci a una situazione che ha bisogno di illusioni. La critica della religione è dunque, in nuce, la critica di questa valle di lacrime, di cui la religione è l'aureola. Punto punto. La critica della religione distrugge le illusioni dell'uomo perché l'uomo pensi. L'aumento dei prodotti e delle necessità finisce col produrre appetiti raffinati, innaturali e immaginari. Io mi sento di nuovo un uomo perché provo una grande passione, e la molteplicità in cui lo studio e la cultura moderna ci impigliano, e lo scetticismo con cui necessariamente siamo portati a criticare tutte le impressioni soggettive ed oggettive, sono fatte apposta per renderci tutti piccoli e deboli e lamentosi e irresoluti. Ma l'amore non per quanto meno mangi, bevi, compri libri, vai a teatro, al ballo e all'osteria, quanto meno pensi, ami, fai teorie, canti, dipingi, verseggi, eccetera. Tanto più risparmi, tanto più grande diventa il tuo tesoro, il tuo capitale. Quanto meno tu sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più hai, quanto più grande è la tua vita alienata, tanto più. Se il denaro, secondo Auger, viene al mondo con una macchia di sangue sulla guancia, il capitale nasce grondante sangue e fango dalla testa ai piedi. La maggior parte dei sudditi crede di essere tale perché il re è il re. Non si rende conto che in realtà è il re che è re perché essi sono sudditi.
le idee dominanti di un'epoca sono sempre state soltanto le idee della classe dominante. Sulla soglia della scienza, come sulla porta dell'inferno, si deve porre questo ammonimento: qui si convien lasciare ogni sospetto. Ogni viltà convien che qui sia morta. Gli operai non sono soltanto servi della classe dei borghesi, ma vengono asserviti giorno per giorno, ora per ora dalla macchina, dal sorvegliante e soprattutto dal singolo borghese fabbricante in persona. Questo dispotismo è tanto più meschino, odioso ed esasperante, quanto più apertamente esso proclama come fine ultimo il guadagno. L'operaio è diventato una merce ed è una fortuna per lui trovare un acquirente. E la domanda, da cui dipende la vita dell'operaio, dipende dal capriccio dei ricchi e dei capitalisti. Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il proletariato, la classe degli operai moderni, che vivono solo fin tanto che trovano lavoro, e che trovano lavoro solo fin tanto che il loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai, che sono costretti a vendersi al minuto, sono una merce come ogni altro. Quando lo sfruttamento dell'operaio da parte del padrone di fabbrica è terminato in quanto all'operaio viene pagato il suo salario in contanti, si gettano su di lui le altre parti della borghesia, il padron di casa, il bottegaio, il prestatore su pegno e così via. Quelli che fino a questo momento erano i piccoli ordini medi, cioè i piccoli. La disputa sopra un pensiero che è fuori dalla pratica è una questione puramente scolastica. La grandezza di valore di una merce cambia direttamente col cambiare della quantità e inversamente col cambiare della forza produttiva del lavoro che si realizza in essa. Il fondamento della critica irreligiosa è questo: è l'uomo che fa la religione, non la religione che fa l'uomo.